Avete visto che l'inferno di Dante non ha niente da invidiare a quello di Cosa Nostra, anzi secondo me l'inferno di Cosa Nostra è ben peggiore, ma c'è qualcuno che dall'inferno di Cosa Nostra è riuscito a venirne fuori. Agente 009 con licenza di sopravvivere, Pippo Giordano. Allora Pippo, parlo di qua. Siediti. No, posso fare la piedi. Sì. Dai, la tua testimonianza, come si esce dall'inferno di Cosa Nostra? Si esce che gli amici politici bisogna che si mettano in testa di smettere di dare una mano a Cosa Nostra. Nel momento in cui smettono di dare una mano ai mafiosi, allora può darsi che questo paese si riesce a non avere più né Cosa Nostra, né 'Ndrangheta, no? Né Sacra Corona Unita, né Camorra. Un altro paese... Ah, ben inteso, io mi riferisco al mondo politico tutto insieme, quindi nessun colore politico, perché tutti hanno avuto in qualche modo a che fare con Cosa Nostra. Purtroppo sono stati dei morti, dei politici che sono stati ammazzati. Ricordo tutti, Pio La Torre, per tutti, anche per Salvi Mattarella, la Democrazia Cristiana. Allora, prima accennavo leggendo un passo di quei giovani che gli portai la notizia dell'assassino del loro genitore. Li ho salvati perché mi hanno chiesto di portare fuori Palermo, disattendendo quelle che erano le mie prerogative. Una mattina all'alba gli ho dato un appuntamento, li ho caricati in macchina, nella macchina della polizia, li ho portati lontano da Palermo, li ho messi su un treno e li ho mandati via all'estero. Non ho più saputo nulla fino all'anno scorso, quindi dopo 29 anni si sono fatti vivi i parenti,
ringraziandomi del gesto che loro avevo fatto, si sono fatto una famiglia, hanno dei figli e sono diventati anche nonni. Quindi qualcosa di buono che intanto da questo inferno palermitano si fa, ma è stata un'iniziativa del personale che peraltro per tanti anni non l'ho mai raccontata a nessuno. Allora l'inferno, intanto il titolo sono cresciuto a pane e mafia perché sono nato in una borgata dove purtroppo accanto alla mia borgata c'era la crema di Cosa Nostra, prima che Totò Riina assumesse l'incarico della Cosa Nostra c'era Michele Greco, e io purtroppo per motivi di lavoro di mio papà frequentavo la sua abitazione, quindi non solo lui ma anche altri capi famiglia di Villabato, di Bagheria, sono paesi che mi trovi a Palermo, e quindi quando mi riferisco alla crescita a pane e mafia è appunto questa mia frequentazione da piccolo che ho avuto con loro. Come possiamo uscire dall'inferno? Intanto Cosa Nostra è una struttura di personaggi talmente crudeli che non ha nessuna regola a ammazzare una persona. Prima si è accennato un nome, Marchese, Filippo Marchese. Filippo Marchese è quello che nella pratica istituì la Camera della Morte di Palermo. Parecchie persone sono entrate all'interno di quella stanza, sono uscite vive e sono entrate liquefatte perché li scioglievano nell'acido, tant'è che è stata nominata la Camera della Morte. Ora, siccome io stamattina ho parlato molto, vorrei lasciare spazio a Maurizio. Però voglio dirti prima una cosa. C'è una scena che a me mi ha colpito molto. Quando tu vedi sulla scena del Venice, è una scena che ha letto prima Lucilla, c'era un vecchio con accanto il suo amico, e arriva Scarpizzetta e gli spara tre colpi. E arriva la polizia, interroga questo vecchio e gli chiede: ma ha visto qualcosa? Questo morto era accanto a lei. E lui dice: no, io dormivo, poi ho sentito dei botti, pensavo che fossero dei botti di carnevale, e quindi mi sono svegliato e ho visto che questo qui era morto accanto a me. E quindi lui non ha visto, non ha sentito niente. E questo mi ha fatto venire in mente che il kit di sopravvivenza dei palermitani è fare come le tre scimmiette: non vedo, non sento, non parlo. Però per descrivere bene il silenzio vorrei che Lucilla leggesse una pagina del libro Processo allo Stato. Imbarazzato di senso, vuole che io scelga tra questi
queste due opzioni. E però non è così semplice. Io glielo dovrei descrivere quel silenzio, ma come faccio? Io, se avessi studiato, potrei dirle che era un silenzio assordante, o un silenzio di gelo, o altre espressioni di questo tipo che si leggono nei romanzi. Ma anche se conoscessi tutti i modi in cui un letterato può descrivere il silenzio, nemmeno saprei spiegarle bene, perché stare muti non significa solo esprimere o accordo o disaccordo. Per gente come me, signor procuratore, il silenzio è una cosa complessa, complicata ed esaustiva. Più di un discorso.